Ok, si va e si va. La storia di Marta is dead e i personaggi rappresentati sono un lavoro di finzione. Il gioco contiene scene che potrebbero mettere a disagio e parla di tematiche che potrebbero creare sconforto in alcune giocatrici e giocatori. Il gioco è consigliato per un pubblico adulto e supporterà l'age rating richiesto. Essendo un dramma narrativo con tematiche per adulti, il gioco fa ricorso ad interpretazioni artistiche che possono essere viste come angoscianti e che causano sgomento. Il gioco non è consigliato per le giocatrici o giocatori che possono trovare disturbanti scene dal contenuto maturo, sangue, smembramenti, deformazione di parti del corpo e autolesionismo. Continua, non è un problema. Se qualcuno tu conosci trova difficoltà in informazioni, va bene, non è un problema, non è un problema. Ale, ci siamo, si gioca. Questa è la grafica, dovrebbe essere abbastanza realistica. Andiamo a vedere, seguiamo il trailer, facciamo tutto, facciamo. Facciamo tutto. Beh, è fatto bene comunque il gioco, c'è da dire. Non sta parlando. Sono Giulia. Giulia K, sono contenta che tu sia qui. Nessuno veniva più a trovarmi da anni ormai. Devo raccontarti la mia storia, lo so, ma non so da dove cominciare. Ci sono così tante cose che dovrei iniziare dalla mia infanzia, da quando io avevo 8 anni. Solo quell'estate, era il 29, mi sembra, quando fui mandata a stare dalla tata. Un attimo che alzo un po' il volume. Lei ha paura, signorina? Nuovo capitolo, la leggenda. Tata, mi racconti la storia della Dama Bianca? No, passerotto, non questa sera. Sta salendo la nebbia, vedi? Sì, lo so che la Dama uccide le giovani donne quando c'è la nebbia, ma perché è così cattiva? Vedi, Giulia, la sofferenza e la paura ci Stamattina! spingono a fare cose cattive, Grazie per anche essere se non qua, siamo veramente Ed è cattivi. Non disturbante dimenticare come gioco, non si di preoccupi. aiutare gli altri soldati. Mi Non si piace, Tata. preoccupi. Ho deciso, Ha Tata. visto, Matte? Io le promesse le Però mantengo, io eh. soffro Le così mantengo. tanto. Però continua a farmi un po' paura, sai? Io Fatto sarei bene, persino eh? giovane Grazie. donna e lei potrebbe Non firmo. uccidermi. Ciao, Uccidere Matte, tutta la benvenuto. mia Come casa. sta? Certo che no. Allora io mi sento più tranquilla. Io le voglio Io le bene. voglio Ma sorella bene. Marta è in pericolo. Marta è con la mamma. Puoi stare tranquilla. Ti mancano? No, cioè, sì, mi manca un pochino Marta, ma con te sto così bene. Bene, Ora dormi, amore. passerotto. Si è fatto tardi. Sì, Tata, dormo. Sognerò la dama. Era molto bella. Era molto bella, sì. Molto bella. Allora io la sognerò bellissima. Io sarò bella, bella Bella come come lei. lei. Tu sarai ancora più bella di lei. Senti, Tata, visto che la dama non mi farà del male perché le voglio bene, e visto che tu non sei una giovane donna, mi potresti raccontare la sua storia anche se c'è la nebbia? Prego, dai, poi dormo, promesso. Va bene, l'hai sempre vinta tu, piccola Che bellina! peste. Piccola peste, sempre tu. Piccola peste. Mamma mia, ciao Matti, come stai? Tutto bene? Sognavo quella storia. Ogni volta che la sentivo era come nuova e mi stregava sempre di più. Se no un po' di Tutte ansia le lei. sere le chiedevo di raccontarmela, anche se mi faceva paura. Ancora oggi mi sembra di ricordare ogni singolo giorno di quel periodo. Com'ero felice. La dama bianca, leggo io, per muovere la camera. Vedi? Va bene. Un'antica C'è il leggenda bambino. racconta che i laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna, morta per mano dell'uomo che amava. Guardi vaso, cioè, è dei dettagli che sono micidiali. Aspettava il momento dell'arrivo Che faccio? fissando il vecchio albero sulla piccola isola del lago. Ma cioè, Il ha un collo che è disagio, piccolissimo, fa così, non l'esperanza, si muove. ma ad aspettarla c'era la morte, non l'amore. Hai visto che? Prendi la parola, continua ad ascoltare. No, no, continua ad ascoltare. A me piace, voglio ascoltare. Prendi la parola e continua ad ascoltare. Che lei L'uomo, dice, sì, subito me lo dica disperato, però. confessò di averla uccisa per gelosia.
Oh, confessato. E fu impiccato sull'isoletta dello stesso lago in cui l'aveva annegata. È abbastanza invidioso di questo. Guarda che quando scorre l'acqua si sfoca. Perché però il corpo della ragazza non fu mai trovato. Andiamo. Cioè, c'è una grafica, è bestiale. Guarda il libro. La dama bianca vive prigioniero nelle acque dei laghi, disperandosi per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama. Ma non è che ho iniziato il gioco? Siamo Antonio, un attimo. Quando si alza la nebbia, la dama può lasciare le acque dei laghi ed aggirarsi nei boschi, nella vana ricerca del suo amore. Amore. I cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose. Minchia, che brutto. Sì, ma veramente. Destra. Prendi la parola. Mi cura questa storia, anche se la dama mi piace. Smetto di leggere, passo. No, no, no. Piattata. Papà mi dice. Continua. Che la paura si deve affrontare. Vai avanti. D'accordo, piccola. Che malo ha? Cioè, che è bruttissima quella mano. Non è una cosa che non fai quella mano. È tipo... La dama esige la vita di una giovane donna. Ogni qualvolta gli eventi risveglino in lei la memoria della triste notte in cui morì. Attraverso questa giovane vita che svanisce, per alcuni istanti la dama si libera del fardello del suo dolore. Sicuramente sta raccontando la trama, quindi cerca di capirla. No, te lo dico perché tu ci servirà. Ci servirà. Cioè, lei ormai mangia i biscotti, mangia. Se vuoi avere un po' di ansietà, sì, un po' di ansia c'è, sono sincero. Passai dalla tata a quasi 3 anni. Poi questa mi sa che è lei da grande. Rapidamente come si faceva ad essere felici. No, triste. Fu dopo 15 anni, nel 44, che tornai a stare in quella casa. Stavo sistemando alcune macchine fotografiche nel bosco, vicino al lago. Un congegno che aveva costruito mio padre le faceva scattare dopo qualche minuto. Cercavo di fotografare gli animali o qualsiasi altra cosa ci fosse in quel maledetto posto. E la sera, sì, ma te, per come? Lasci stare! L'Oculus... No, ho capito! L'Oculus, la signorina qua l'ha provato, ovviamente. Ok, ok, va bene? Per interagire. Apri? No, ah no, è una macchina fotografica. Pensavo fosse una scatola. È lei che pensava fosse subito. Sono io che non seguo. Ok, sta facendo vedere. Arrotolare il rullino. Ok. Basta, siamo al massimo. Aprire la macchina. Ok. Togliere il rullino vecchio. Buttare via, ma... Hai visto le mani così? Cioè, i dettagli sono fatti bene, C'è da dire anche questo. Nuovo. E vabbè, vai, dai. Che... Chiudere la macchina. Cosa sta facendo? Chiudere la macchina. Apri che il cane si inchiesta. E caricare. Shrek? Io guardo un film horror con le cuffie da gaming la notte, mai più. Oh, mi ero attivare il temporizzatore. Sì, vabbè, queste cose non me le ricorderò mai. Cioè, non me le ricorderò mai. Ci siamo quasi. Devo solo mettere a fuoco l'immagine. Come facciamo? C'è qualcosa sulla superficie dell'acqua. Se la inquadro meglio, forse riesco a vedere di cosa si tratta. Non so. È lì. Una montagna, dai! Che? È una montagna! Ma è una persona. Come? Devo aiutarla. Com'è la persona? Lei l'ha vista? Sì? Lei cosa ha visto? Scusa. Io sono una montagna. In cielo! Vabbè, va, non è come va. Corri! Guarda che bello! Che basta canzone c'è, micidiale! Non ridi dall'idea che qualcuno potesse essere annegato nel mio lago. Era il mio mondo quello. Ci passavo intere giornate a fantasticare. Hai visto veramente la montagna? Io ho visto la montagna? Mi scusi, ho visto la montagna?
Se c'è un casino è micidiale. Che? Che? Cos'era? Che cos'era? Che cos'era? I vestiti. Cristo casino! Sì, sì, va bene, andiamo. La montagna. Eh? La vedi la montagna? Sì, la vedo la montagna. No! Chi è? Dai, ma la prende! Macchina! Mi sembra Marta. Beh, come si chiamava quella lì? Chi è? La dama? Quella che era prima nella storia. Dama bianca. Mi sembra la dama bianca. Che indossava un mio vestito. Urca. Spaventata. Ma non è un problema. Vedevo quel corpo privo di vita fino a riva, cercando di non annegare a mia volta. Capii di chi si trattava solo quando la sollevai tra le braccia. Chi è? Era mia sorella. No! Mia sorella gemella. Ed era morta. Una cosa impossibile. Ero così disperata. Non sapevo più né cosa facevo né cosa pensavo. Cioè, sinceramente poi di questo non dobbiamo parlare. Cioè, da quanto è che si trovava lì, scusa? Cioè, la sorella gemella... Marta battito. Non è morta. Marta non è morta. Non è fatto bene, guarda lì. Mamma mia, che grafica. Non è vero. Ma fastidio questo. Casino, ma che casino, devo passare io. Ma lei sente bene, alto? Tutto andrà bene. Faccio vedere. Il medaglione, ovviamente. Andiamo. Devo stare qui. Palese, glielo strappa. 26 febbraio 1923. Che la sto indossando? Tutto bene! Ti sei fatta male! Tutto bene! Sì, ma chi è? Ti sei fatta male! Ma come, cos'è? Cos'è? Cioè, che sì? Che sono arrivato? Non sai che si sta aspettando? Mia madre mi abbracciò. Lei che mi detestava, mi stava accarezzando. Il suo calore mi riempì di vita e il dolore divenne sopportabile. Era lì. Marta, stai bene? Mi chiese parlando lentamente per permettermi di leggere le labbra. Cioè, però mi fai anche giocare o... Cioè, perché... Non so perché. Non volevo far svanire tutto. Così feci timidamente cenno di sì con la testa. Non mi resi conto di aver imboccato una via senza ritorno. Perché? Avrei dovuto far finta di essere Marta. Per sempre. Ha preso l'identità. Ha preso l'identità di Marta. Ok, tutto chiaro. Tutto chiaro, abbiamo capito. Abbiamo capito. Ok, praticamente, ok, perché si è messa la collanina, quindi quando sono arrivati? Signore della Croce? Vita di chi muore, sia il tuo sacrificio d'amore offerto per l'anima di Marta. Nelle tue mani affido anche il mio umile spirito. Beh, bello, cioè, quest'idea perpetua. Ci sta. Un desolatissimo gemere nel purgatorio. Eterno riposo dona le signore. Guarda che ha le mani così, cioè le unghie fatte bene, tutte le righe dei pollici. Cioè, sono fatte bene comunque. Ti ricordi di accendere le candele in sala? La gente sta per arrivare. Fa dorme? La mamma ha sempre qualcosa da fare. Si vede. Palese che quel vino lì è sangiovese. La butto lì. Ok, suggerimenti personali. Ok, no, suggerimenti mi servono. Libri. E nella villa ne sono rimasti almeno 10 volte tanti. Va bene. Palese. Ok, così ti fa vedere tutto quello che devi fare. Tipo vai qui e ti fa vedere. Era amico del nonno. Mi sono sempre piaciuti i suoi quadri. Da bambina li guardavo per ore. Ok. Mi sa che il gioco è un po' scuro a livello di... Io e Marta. L'unico modo per riconoscerci era... Giulia e Marta. Okay, quindi quella che è morta è Marta, ma Giulia è presa l'identità di Marta. Bella questa concezione, l'ha fatta bene. Mi piace. Sei ricchezza. Ma il dolore non costa nulla e non guarda alla forma.
Aspetti che prima devo vedere qua. Non posso spengerla. Dobbiamo ascoltare la radio, sempre. Eventuali notiziari e annunci possono essere di vitale importanza. Che musica mettiamo? Mi piace. Oh, oh, non sbaglio. Chiudi. Ehi, sì, sì, andiamo, andiamo. È morto solo qualcuno e si festeggia, sì, ma sì. C'è anche io che ho messo la musica così. Bello però questa Matte. Ma lei gli piace proprio le cose horror, eh? Ma guardi qua dove mi ha infilato il suo consiglio. Dove mi ha... Comunque gira bene il gioco, vero? Cos'è? Questa roba? Questa roba? Preso tu. Fa qualcosa che okay. Questa roba qua? Che tieni tra le mani? Così. Cioè, faccio vedere. Ve lo faccio ripoggiare, non mi interessa. L'obo e del babbo. Stavamo preparando un duetto molto bello insieme. Le rare volte che... Ah, qua tu accendi le candele con questo, mi sa. Guardi. È un accendino. Mi sembrava un profumo, mi sembrava. Ricerca di Nemo. Ma, scusa, ma cosa stai dicendo? Come, ma ha descritto un horror e poi ha detto che si chiamava Ricerca di Nemo? Io ne conosco un altro come Ricerca di Nemo. Ma lei ha letto, scusi, quello che dice? Un attimo, cioè sto accendendo le candele, adesso vengo a prendere anche i fiori, bro. Un attimo, un attimo. Quelle le ho già lette. Signora di Cicca di Nemo. Andiamo a prendere, via. Andiamo a prendere. Apri. Comunque sta girando, il gioco sta girando bene, ragazzi, vero? Me lo confermate? Adesso il suo viso... Ma che è un parrucchino quello? Io me lo palese, dai! Deve essere sempre perfetto per lei. Dove lo metto? Dove lo metti questi fiori, scusi? Vado a vedere di qua, se c'è qualcosa. Sinceramente. Cucù! Ah, vedi che questi fiori sono qua. Cioè, se anche li vuole all'entrata, li vuole. Che sinceramente una luce fuori la poteva anche mettere, eh. Siamo in chiesa, siamo. Ho capito. Va bene? Che succede? Chi ha chiuso la porta? Bastardo! Bastardo! Ho chiuso dentro! Ti sembra il caso di dormire? Proprio qui! Cosa? Fammi guardare! Dio! Ma non puoi stare sempre qui. Vai a letto, no? No, no. Voglio rimanere con mia figlia. Tua figlia. Non si nota. Tua figlia. Ne hai un'altra di figlia, sai? Quella viva, ti ricordi? Ma cosa dici, Irene? Giulia è morta. Che discorso è questo? Come puoi? Appunto, dovresti pensare a Marta. Marta. A lei Giulia ha fatto un bel regalo, lo sai, vero? E come se non bastasse, ora l'ha anche lasciata sola. La solita storia che tutto è colpa di Giulia, vero? Marta è sorda. Tu che non puoi aver figli. Ma ti sembra il momento? Giulia è morta, Irene. Morta. Qualcuno l'ha uccisa. Te ne rendi conto? Certo che me ne rendo conto. Lo capisco. Cosa? Ah, loro parlano come se lei non ci fosse, perché tanto è sorda. Solo problemi. Sarebbe stato meglio se non fosse nata per niente. No! Tu sei pazzo! Oh! Cazzo! Sono che era? Dicevo che era caduto qualcosa in casa mia! Dicevo! Sono io la causa della tua morte. Ho saputo farti solo del male, Giulia. Povera, dolce, strampalata Giulia. Come farò senza di te? Come sarà la vita ora? Tutto il tempo che non ho saputo spendere con te. Ora sono a casa. Possiamo andare a pescare insieme. Possiamo fotografare le farfalle? No. Non possiamo fare più niente insieme, vero? Vero? Più niente. Ah, è triste questo. Dio, mi sono preso una paura con quel cosa che ha gettato. Mentre i bombardamenti anglo-americani continuano a devastare le pacifiche città della Valdelsa, è con grande dolore che apprendiamo quanto accaduto nei pressi della Romola. La giovane figlia del generale dell'esercito tedesco, Erich K, è stata assassinata nei pressi della sua abitazione. Che ragioni possono esserci dietro un atto così vile?
È quello che sperano di scoprire i carabinieri che sono subito intervenuti. Di frame. Sì, perché comunque io ho tutto ultra, il gioco a me mi gira bene. Spero che a voi non possa creare problemi. Forse le dispiaceva che la mia morte fosse così dolorosa per Marta. Ma non avermi più intorno per lei doveva essere un gran sollievo. Ma perché lei qui? Se adesso è un problema. E sarebbe stato meglio anche per me che gli altri lo pensassero. Ma il senso di colpa iniziò a divorarmi. Ma perché? Non capisco. Ma allora che cominciai a fare. Come procede? Mi sono preso paura quando ha tirato quella roba lì. Diciamo che era tirato qualcosa in casa mia. Pur muovere. Marta, non lo so, ha preso caso. Ha trovato. Ha perso. Io. Ma Marta. Mi scusi, ma. Ha trovato? Ma che gioco è? Scusi. Che... Io. Marta. Io. No, Marta. Sto sbagliando qualcosa. Marta. Ha perso o ha trovato? Ha trovato. No, è sbagliato, ha perso. Allora, Marta. Ha perso, perché ha trovato non è giusto. Questo va bene. Ha perso la sua? La sua. Andiamo, vita! 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 Ma andiamo, vita! E l'anima, dai! Marta. È ancora arrivata. No, io mi sono preso un po' ora. Ha perso la sua anima. È bello di ancora arrivare. Mi sono preso paura, io lo giuro. Anima. Oh, cioè, ma scusa, ma come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Madonna! Oh, vieni! Mario! È quello sussurrato o no? Io sinceramente ho avviato il gioco senza impostazione. Cioè, ho messo soltanto quello dello streamer perché ci sono delle canzoni che non potevo riprodurre. Però non ho fatto niente, quindi penso che sia. Non è quello censurato. Penso. Fate una foto. Come faccio a saperlo, Matte, se è quello censurato oppure no? No, io mi cago. No, faccio giocare lei. Vado di fianco. A breve lo scopri. Io! Mi dia la mano! Ho donato! Ho rubato! Ho rubato la sua identità, dai! Allora, io ho rubato La sua identità! Identità! O vita! Identità! Identità! È vera, certo! Predictas la console parti sono state censurate, predictas. Dopo mi dice se no, se è così o no, poi me lo dice lei. Ehi, che? Oh mio Dio, tutto sempre quello, eh? Hanno sgozzato un pesce lì. Quello senza censure. Oddio! Avete che quello senza censure! Grande Marta, grazie per essere qua comunque. Cosa fa? Aia! Ai, gli tagliamo la faccia! Vabbè, dai, questo non mi fa senso, sincero. No, non mi fa senso questo, sinceramente. Però è bravo, a spese. Però è bravo, Ma con cosa lo sto tagliando poi? Non è il tagliare, è quello che ci deve far dopo. Lo strappo, palese, dai. Aspetta. No, beh, questo non mi fa sinceramente senso. Vai!
metallo. Ma quindi cosa? Aspetta. Mo? Tipo hai fatto bene, eh? Hai visto tutti gli occhi belli grossi? No, vabbè, dai, mi aspettavo di peggio, però, dai! Mi aspettavo di peggio! Hai visto? Ma con cosa l'ha tagliato? Era solo un sogno. Questo è easy. Sì, è facile. Il volto di mia sorella. Guarda che dettagli. Vorrei che tutto fosse un sogno. E vedere mia sorella che dorme nel suo letto. Vabbè, si muove tutta nella vita. Buonasera, I'm Ferdi. Buonasera, un bacio, un cuore, grazie per essere qua, Grazie, I'm Ferdi. Benvenuto a questa live. Stiamo affrontando per la prima volta questo gioco, con la signorina qua. La vorrei far saltare. Voleva una di quelle mie espressioni che tanto la divertivano, con quella sfumatura che lei non riusciva ad imitare. Vabbè. Diceva che quella era la mia essenza. Mamma. Una foto può catturare l'anima. Molto bello il gioco. Grazie, Anferdi. Grazie. Dopo, se vuole, può lasciare il follow, Può lasciare il follow. Ma abbastanza. Bello. Oh my god. Inferi ha iniziato a seguirti. Grazie, Anferdi. Grazie. Leggitissimo. Un cuore. Grazie. Un bacio. Molto bello il gioco. Spero che si possa. Tutti. Cioè, molti me l'hanno detto che è bello. Quindi, spero possa. Possa essere così, insomma. Diventa assurdo. Chissà dove la chiave. Addosso allora, la cerco la chiave. Forse è finita in fondo alla. Marta, lì. Apriamo qui. Io trovo un cadavere qua, me lo sento. Apre. E la mamma sarà felice di vederli. Scusa, ma potrei anche usare che è? Vestiti che è sta roba? Questa che per cosa la usi? Per andare in disco? Per la grigia? Sì, vedo un shopping salto in disco. L'ho seguito tutto. Se vuole farli. Vuole fare un altro. Segua anche me, segua. Che ci divertiamo. Cosa ci mettiamo? Non so se ci fa scegliere. Bianca. La bianca, dai, la bianca, mi piace. Perché proprio così è morta, allora ce la rimettiamo ancora noi. Cioè, insistiamo. Posto. L'abbiamo messo. Faccio vedere. Ah, abbiamo anche noi la veste bianca. Andiamo a vedere. Favole spaventose. Storia vera? No. Ma Matti, si è fatto la domanda da sola? Infatti che volevo vedere. Guarda che bello il cagnolino. Vabbè, qui sappiamo che non. Si può correre? Oh, sì. Vediamo sulla borsa. Sempre tutto quello che mi serve. Sei vuota. Era vuota, glielo giuro, si vedeva che era vuota. Qui cosa c'è? Ah, ok, questo è quello di Giulio. Ah, vabbè, ok, vabbè, non ci cambiamo più, va bene. No, B. Ah, la chiave, perfetto. In basso a sinistra, va bene. La chiave della mia cassettina. Andiamo, apriamo. Andiamo. Grazie, Matteo. Io, cioè, adesso tutto non è che lo sappia, sinceramente.